le ragioni per le quali scrisse quello che scrisse, dando conto evidentemente che era totalmente estraneo alla vicenda prima. Se la Corte ritiene di poter fare meno di questo, io ne prendo atto. Al di là di questo, evidentemente, l'idea che se io decido di dar conto di quello che è avvenuto, e lo faccio esclusivamente nell'interesse della Corte, perché io non parteggio con nessuno, io non conoscevo neanche i difensori del signor Binda, tantomeno il signor Binda, è libera di interpretarlo in questo modo. Io do conto del fatto che mi è costato moralmente moltissimo prendere questa decisione, perché ho un grande venire dietro le spalle, non ho bisogno di pubblicità e mi sono reso conto che potevo entrare in una specie di circuito non particolarmente simpatico. Qualcuno ha anche ipotizzato che ci fosse un complotto con CL o con quant'altro. Io lo ribadisco, sono sideralmente lontano per tradizione, cultura e quant'altro da quel mondo, pur evidentemente rispettando le persone che hanno aderito a quel mondo. Sono un poco dispiaciuto, lo confesso. Non fatemi dire altro. Ma lei cosa avrebbe voluto dire alla Corte? Ah, volevo dar conto delle ragioni per le quali molto probabilmente vi erano, potevano esservi dei riscontri, degli elementi circostanziali che potevano spiegare sia il testo sia le ragioni per le quali era stato redatto e altre cose di questo genere. La Corte evidentemente poi avrebbe tenuto conto, avrebbe valutato. A me sembra che non si sia voluto guardare. Lei è voluto andare anche dalla mamma di Lidia? Certamente, perché l'idea che io sia uno che è sceso in campo per difendere in maniera obliqua il signor Binda è una cosa che non ha il benché minimo senso. Se io mai nella mia vita avessi dovuto, come ho fatto in passato, assumere le difese di taluno, le ho sempre fatte alla luce del sole con tutta tranquillità. Comunque ci tengo a ribadire, io prima di scrivere quello che ho scritto mi sono consultato con la presidenza del mio consiglio dell'ordine, che sul punto a quanto pare la pensa diversamente da Firenze. Avvocato, in coscienza c'è un uomo che sta rischiando l'ergastolo. Lei non si sente di convincere questa persona che ha scritto la lettera? Guardi, non dipende da me. Non dipende da me. Ci sono delle persone che a più di 30 anni di distanza, ammaestrati da quello che vedono qui, probabilmente si pongono un qualche problema se ipotizzare di compromettersi quando non hanno alcun motivo di farlo più di quello che hanno fatto. Io vi do conto che è stata una valutazione estremamente sofferta da parte della persona che si è presentata da me. Io ne ho preso le debite distanze e è stata una cosa difficile anche per me.